Benvenuti sul mio canale. Vi parlo oggi della mostra su Antonio Ligabue che si sta tenendo alle scuderie del Castello Visconteo a Pavia. Nell'altro video ho già ampiamente parlato del caso artistico italiano Ligabue. Questo breve filmato vuole essere una carrellata di quelle che sono le opere più rappresentative esposte in mostra. Questa è una rara mostra. Perché rara? Perché quasi la totalità delle 40 opere esposte provengono da collezioni private, il che significa che ci sono state veramente poche occasioni di poterle ammirare in mostra e quindi è sicuramente una mostra da non perdere per gli appassionati. La mostra è molto ben allestita ed è anche audioguidata. Ci sono interessanti video di Ligabue in persona e di chi lo ha conosciuto da vicino ed è interessante perché vengono riportati episodi della sua vita, alcuni anche buffi, un po' particolari, ma soprattutto quello che si evince dalla mostra e che credo sia il messaggio che soprattutto arriva all'osservatore attento è che quest'uomo che ha avuto una vita, almeno nella prima parte della sua esistenza, veramente travagliata, disagiata e anche disgraziata, questo andare e venire dentro e fuori i manicomi, alla fine, verso la fine della sua esistenza, appunto, è riuscito assolutamente a riscattarsi, a ritrovare quella conquista sociale, quell'essere considerato, tanto da essere un artista di successo che è riuscito a vendere anche a barattare tanti dei suoi dipinti e sicuramente almeno gli anni della sua vita, prima che fosse colpito dall'emiparesi, è riuscito a soddisfare e a arrampicarsi su quella scala sociale che sempre aveva desiderato. La mostra è visibile fino al 18 di giugno e gli appunti, se volete, gli approfondimenti li potrete trovare sul sito. Non mi resta che salutarvi e un arrivederci al prossimo video.